Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, è stato pubblicato un nuovo trailer durante lo State of Play, l'ultimo State of Play che c'è stato insomma pochissimi giorni fa, e quindi questo trailer ovviamente è riguardo God of War Ragnarok, per il quale la sottoscritta ha un hype direi veramente abbastanza alto. Non so voi ragazzi, ma penso che questo gioco comunque sia tanto atteso davvero da tanti di noi. Questa volta penso che questo trailer, mi sembra di aver capito, che riveli qualcosa in più riguardo la trama. Quindi direi di non perdere più tanto tempo, il trailer dura soltanto 3 minuti, andiamo a guardarlo insieme. PEGI 18. Ok. Ma aspetto tanta roba, signori. Tutti abbiamo dei segreti. A volte è l'unico modo per proteggere chi amiamo. Che fa Kratos? Abbandona le armi. So chi sei. Assassino degli dei. Che cosa volete da me? È un dio della guerra quello che cercate? Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Che cosa c'è che mi nascondi? Non ne posso parlare, ma tu devi fidarti di me. Ti ho seguito in tutto. Lo fai senza convinzione. Però ti seguo comunque, perché l'importante è che tu sia al sicuro. Non è solo questo l'importante. Chi tiene te al sicuro? Io non ho bisogno della tua protezione. Ne sei davvero certo? Dio impostore! Per il padre di tutti! La morte prima dovrà meritarmi. Oh mio Dio. Che cosa ne puoi sapere tu della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? Ho mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Ok. Il fato ti vincola se tu lo permetti. Fa quello che è necessario. Non perché è scritto. Oh mio Dio! Noi creeremo il nostro destino. Oh mio Dio. Allora, datemi solo un secondino per cercare di tornare a contenere il mio entusiasmo, perché più cose fanno vedere questo gioco ragazzi, più penso che sarà qualcosa di assolutamente spettacolare. Forse ancora più del primo, diciamo, chiamiamolo primo God of War ragazzi, perlomeno anzi forse dell'ultimo God of War. Perché? Perché dico questo? Perché anche in questo trailer, allora, già nell'ultimo trailer che avevo guardato si evince qualcosina, ma in questo trailer ragazzi ho visto diversi elementi che secondo me riportano a quello che forse è sempre piaciuto di più di God of War, cioè sarebbe a dire ragazzi gli elementi titanici, chiamiamoli così, nel senso che in God of War quello che ha sempre molto colpito era proprio la presenza di questi personaggi, o non lo so, o animali o comunque personaggi enormi, cose
che secondo me lasciano sempre incredibilmente senza fiato. A parte che le ambientazioni, ragazzi, sembrano qualcosa di stupendo. Poi, in secondo luogo, ho visto appunto diversi personaggi fighissimi, cioè veramente ben fatti, anche personaggi secondari, intendo creature probabilmente appunto legate alla mitologia, che fanno la loro incredibile porca figura. E questi elementi titanici, ragazzi, a me personalmente affascinano da morire e hanno quel qualcosa che rende God of War unico, a mio avviso. E quindi qua parlano di segreti, vediamo comunque, allora, Kratos non è che sia sempre stato il padre dell'anno, anzi comunque il personaggio comunque è costruito così, è un personaggio molto schivo, molto duro, no? A volte sembrerebbe quasi anche cattivo, tra molte virgolette, con suo figlio, ma in questo caso mi sembra di capire che forse ci saranno molte più occasioni di scontro fra padre e figlio, occasioni nelle quali appunto anche suo figlio, ragazzi, inizierà a non starsene zitto, diciamo così, comincerà comunque a dire la sua, ad avere forse molta più personalità di quella che aveva appunto nell'ultimo God of War, ed evidentemente ci saranno elementi legati a suo figlio che saranno chiaramente fondamentali ai fini di questa trama, di questa storia. Segreti che dovremo scoprire. Tanta, tanta, tanta roba. Questo ennesimo trailer non fa che confermare e accrescere ulteriormente il mio già immenso hype per questo gioco. Sono sicura quasi al 100% che mi ritroverò costretta a comprarlo al lancio, perché sinceramente non so quanto tempo sarei disposta ad aspettare dopo l'uscita prima di poterlo comprare, di potermelo giocare, ragazzi, di poter godere comunque di questo gioco immenso, perché secondo me sarà davvero un gioco immenso. Da quello che vedo posso azzardare l'ipotesi che forse sarà anche migliore del suo predecessore. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo trailer, quali sono le vostre impressioni, quali sono le vostre aspettative, se lo comprerete al lancio oppure no, se lo comprerete su PS5 o sulla old gen. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!